Le vie del sale, una storia culturale ed economica millenaria, si propone di ripercorrere gli antichi itinerari che, partendo dalla Camargue, dalla Sardegna e dalla Corsica, raggiungevano le coste della Liguria e della Provenza, per proseguire poi su strade sterrate e mulattiere verso il Piemonte, la Valle d'Aosta, il Rhône-Alpes, per trasportare il sale, l'oro bianco, che era fondamentale sia per il cibo che per la conservazione degli alimenti. Iniziamo dunque questo lungo viaggio dalla Camargue, dove si trovano le saline più antiche di Francia. La Camargue, un lembo di terra di 75.000 ettari di sabbia, paludi e stagni. Un immenso parco di natura selvaggia e incontaminata. In queste zone vivono oltre 400 specie di uccelli e migliaia di fenicotteri trovano il loro habitat naturale per vivere. Le saline in Camargue sono immense e molto produttive. Basti pensare che in quelle di Giraud, nella zona di Saint-Marie-de-la-Mer, su un'area di 11.000 ettari, nel periodo che va da marzo a settembre, vengono estratte oltre 800.000 tonnellate di sale l'anno. Nizza fu una delle città strategiche per il commercio del sale. Basti pensare che nel XVI e XVII secolo questa città conobbe la sua età dell'oro. Antichi documenti annotano che nel 1776 da Nizza partirono ben 18.317 muli destinati al commercio del sale, di cui 16.124 diretti a Cuneo e 2.178 a Torino. Il 1581 è una data storica. La contea di Tenda entrava a far parte di Casa Savoia. Alcuni anni dopo veniva decisa la costruzione di una nuova strada per collegare Nizza al Piemonte. La strada venne scavata nella viva roccia e fu portata così a 1,5 metri di larghezza. Dato l'immenso traffico, nel 1780 il duca Vittorio Amedeo III commissionò la modernizzazione della strada. Così, 8 anni dopo, terminati i lavori, potevano transitare comodamente i carri a 4 ruote. Nasceva così la prima strada carrozzabile che attraversava un colle alpino. Attraversata la valle Vermenagna, le carovane raggiungevano Cuneo su un percorso che si sviluppava nei territori e nei paesi di proprietà dei Savoia fino a Polonghera. Da Polonghera, utilizzando il fiume Po, il sale prendeva la via d'acqua più sicura e agevole e attraverso il grande fiume raggiungeva Torino, nella zona dove oggi ci sono i Murazzi. Da quel luogo il sale terminava il suo viaggio e finalmente poteva così essere commercializzato. La direttrice Valle del Guil, buco diviso, Valle Po, fu per molti anni un'importante via del sale tra Piemonte e Provenza, attraverso il Colle delle Traversette, che era l'unico passaggio diretto tra il Delfinato e il Marchesato di Saluzzo. Il passaggio al Colle delle Traversette a 2.950 metri di altitudine era però disagevole e molto pericoloso. Ecco che il marchese Ludovico II di Saluzzo ebbe l'idea geniale di bucare la montagna poco sotto il colle per garantire un transito sicuro. Alle mie spalle il buco diviso dal versante italiano. Anche noi, come le carovane di un tempo, abbiamo attraversato questo storico traforo, che non dimentichiamo è il primo traforo delle Alpi. Fu costruito infatti nel 1480. Quindi 12 anni prima della scoperta dell'America, il buco diviso era già funzionante e una grande quantità di persone e muli lo attraversavano. In media il passaggio annuale era di ben 2.650 muli carichi di sale. Il sale non veniva solamente prodotto in Provenza, ma un ruolo importante lo giocarono le saline della Sardegna e della Corsica. La Corsica, data la sua conformazione morfologica, non disponeva di grandi spazi per la formazione delle saline. L'unica zona adatta era quella nelle vicinanze della città di Porto Vecchio. In Sardegna, invece, la storia dell'estrazione del sale marino risale a circa 3.000 anni fa, ma è nel periodo tra il 1700 e il 1900 che questo minerale ha svolto un ruolo importante per l'economia della regione e soprattutto per Cagliari. Nelle vicinanze del capoluogo sardo si trovano le antiche saline ormai in disuso denominate Molentargius.
Negli anni d'oro, dalle saline di Cagliari venivano estratte circa 200.000 tonnellate di sale l'anno, che venivano trasportate in Liguria da una flotta di navi, la cui portata era di 2.000 tonnellate per imbarcazione. Il sale, una volta stivato sulle navi, prendeva il largo verso i porti della Liguria, della Costa Azzurra e soprattutto verso quello di Marsiglia. A partire dall'anno 1016, per quasi due secoli, Marsiglia fu la prima città ad ottenere la concessione per il commercio del sale. Per questo motivo i mercanti francesi furono considerati i più importanti del Mediterraneo. Una delle caratteristiche delle vie del sale è che venivano utilizzate anche per altri tipi di commercio. Qui ci troviamo ad Imperia ed esattamente a Porto Maurizio. Da qui partiva l'antica via Marenca. Su questa strada partivano carovane di muli cariche di otri. All'interno di questi otri c'era l'olio, perché questa zona dell'Imperiese da sempre era conosciuta come una delle maggiori e importanti produttrici di olio di grande qualità. Genova e il suo porto sono stati grandi protagonisti nel commercio del sale. La storia del porto antico pare risalire poco dopo l'anno 1000, ma certamente fu nel 1500 che conobbe il suo massimo splendore. All'interno della città vecchia troviamo una piccola viuzza, il Vico del Sale, e adiacente un'altrettanto piccola piazza, la Piazza del Sale. Qui si trovavano i magazzini con annesso ufficio che amministrava le gabelle sul commercio e curava l'acquisto diretto e la vendita. Nel Medioevo, una delle vie principali per il trasporto del sale tra il Delfinato e il Marchesato di Saluzzo avveniva in Valle Varaita attraverso il Colle dell'Agnello. Proseguendo verso l'abitato di Briançon, si sale al Col di Soard, attraversando una zona molto caratteristica, la Casse Desert. Dal centro commerciale di Briançon, le merci che avevano come destinazione l'Italia o la più lontana città di Ginevra dovevano valicare il colle del Monginevro. Questo valico, come molti altri, era già stato individuato e utilizzato in epoca romana, ma la strada vera e propria venne fatta costruire in epoca napoleonica. Dal colle del Monginevro, per scendere in direzione della città di Susa, veniva utilizzata una strada in quota, che è ancora oggi percorribile nonostante il fondo stradale sterrato. Per raggiungere il colle delle Finestre, a 2176 metri di altitudine, si doveva transitare su una mulattiera. Raggiunto il colle con una lunga serie di tornanti, si scendeva a Susa. Dall'antica città le carovane si inerpicavano nuovamente sulle montagne per valicare un altro colle, quello del Moncenisio. Nei territori dell'Alta Savoia, la strada racchiusa tra le alte montagne della catena della Vanoise trovava un passaggio attraverso il Col di Seran, che nonostante la sua elevata altitudine si proponeva come unico passaggio accessibile. Il paese di Borg Saint-Maurice costituiva un crocevia per le carovane del sale che provenivano dalla Val d'Isère, dirette al colle del piccolo San Bernardo. Fu intorno all'anno 1000 che San Bernardo da Mentone salì fino a questo colle per fondare un ospizio destinato a dare rifugio ai viaggiatori, soprattutto in caso di maltempo. Da questo valico le carovane scendevano in Valle d'Aosta prima di aggirare il gruppo montuoso del Monte Bianco, che per la sua lunghezza superava i 150 chilometri. Anche in questo caso gli antichi itinerari tracciati secoli prima vennero ripresi e migliorati per essere utilizzati per il transito delle carovane commerciali. Da questo luogo un'ottantina di chilometri separavano le carovane dalla meta finale, la città di Ginevra. Oggi 19 milioni di persone e 2 milioni di imprese continuano questo cammino. Con il supporto delle Camere di Commercio dell'Euroregione Alp-Med, per rendere sempre più stretti i legami economici e culturali e per fare più grande la nostra Europa.